La contrada a Balla Lucucchione vince la 47esima edizione del Palio delle Pupe a Cappelle sul Tavo. Facciamo il bilancio con il sindaco Lorenzo Ferri. Grazie Paolo, è stata una manifestazione bellissima. Abbiamo avuto più di 5.000 persone. Le contrade che si sono sfidate sono state 9 per quanto riguarda i fuochi, 7 per quanto riguardano le sfilate. I contradaioli si sono impegnati, è stata molto difficile fare questa manifestazione. Le 9 pupe in gara erano Quarta da Pite, Quarta da Capa, a Balla Lucucchione, la Piazza, a Monda la Valla, a Pitali Coste, la Marianna. Se le ricorda proprio tutte, sindaco. Complimenti, un grande spettacolo, sono arrivate persone da ogni angolo d'Abruzzo, ma anche fuori dai confini regionali. C'è da essere soddisfatti dopo 2 anni di fermo per la pandemia. Siamo veramente soddisfatti. L'arena, come avete potuto vedere, sono 3 ettari di terra che diversi proprietari ci hanno dato in contratto di comodato gratuito e quindi li ringraziamo. Non è stato semplice attrezzarla perché con le difficoltà della pandemia, i protocolli Covid, non era semplice, però ci siamo. Sì, è stata una manifestazione molto sentita dalle contrade. D'altra parte voi avete organizzato anche la festa dell'estate dal 6 al 16 agosto con spettacoli per tutti i gusti. Li vogliamo ricordare quelli più rappresentativi? 11 giorni di festa, quindi la festa dell'estate l'abbiamo riportata come era tanti anni fa, quindi abbiamo iniziato con delle serate di cover di Negro Amaro, poi ci sono state delle serate a tema per i bambini, c'è stata una bellissima serata che è il primo anno in cui le contrade si sono sfidate in contrade senza frontiere, quindi è stato un successo questa serata e quindi la riproporremo anche l'anno prossimo, una bellissima serata col DJ Fargetta dove sono venute più di 2.000 persone, quindi siamo orgogliosi, diciamo. Ogni serata è stata diversa, ma molto partecipata. Edizione 47 del Palio delle Pupe a Cappelle sul Tavo. Siamo con il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Anselmi. Allora, riepilogando, premio per l'estetica della pupa ad Abballe Lucucchione. Il ballerino migliore è il risultato Davide Cervone. Per la sfilata, terzo classificato per Lu Crocifisse e Lu Quarte da Pit. Secondo classificato il quartiere della Marianne. Primo posto per Appita Alicoste. Mentre per la pupa, terzo posto per Lu Quarte da Pit, secondo posto per Amonda Laval, primo posto per Abbal a Lucucchione. C'è stata qualche piccola recriminazione, però è andato tutto alla grande. No, è andato tutto quanto alla grande, sicuramente. Oddio, ogni volta capita, perché 47esima edizione del Palio delle Pupe, alla premiazione succede sempre questo, perché chiaramente c'è calore, c'è attesa e poi chiaramente c'è rivalità tra contrade. Beh, sì, è normale, questa è una cosa normalissima, ma deve esserci tutto sommato, no? Però poi alla fine, sai, succede che poi all'inizio c'è questa, chiamiamola, battaglia iniziale al risultato. C'è chi è scontento, d'altronde c'è sempre un primo, un secondo, un terzo e chi invece non ha riportato nessun premio. Però poi alla fine tutto tarallucci e vino, si fa una bella magnata, una bella bevuta, brinda insieme e passa tutto il giorno dopo. Un grande spettacolo impreziosito anche dall'esibizione del gruppo La Lima e La Raspa e da 2 cantanti eccezionali. Beh, certamente quest'anno c'è stato questo condimento, chiamiamolo così, della Lima e la Raspa, che sono 2 comici conosciuti, molto conosciuti su tutto il territorio, e in più dei cantanti che comunque hanno veramente fatto un'ottima, non solo per la presenza, per la bravura, ma la performance è stata eccezionale. Voglio ricordare appunto Filippo Di Donato, poi una cantante emergente che sta andando veramente molto bene con dei brani con i quali credo che anche adesso si stia comprendendo quale sia il suo ruolo e la sua linea musicale, che è Silvia Chiulli, che ha fatto un pezzo, comunque quello che sta andando veramente per la maggiore in questo periodo, ho sentito bene, Save Me, Salvami.
E poi Maurizio Tocco, che comunque è un ottimo, veramente già vincitore del Festival della Melodia, ma non solo, ma è anche un ottimo performer, presentatore, insomma un artista a 360 gradi. Non a caso scoperto da te, Paolo Minnucci, e quindi bisogna anche fare un riconoscimento a te. Io comunque devo ringraziare il sindaco in primis, poi tutti i componenti della giunta comunale, consigliere anche Davide, diciamo, che è stato questa sera con noi. Voglio insomma ringraziare il popolo, ringraziare i cittadini di Cappelle, i tecnici, gli operatori, tutti quelli che si sono occupati della sicurezza, quindi Croce Rossa, Genio Civile. È stato un successo di squadra. Sì, è stato un successo davvero di squadra. 47esima edizione del Palio delle Pupe a Cappelle sul Tavo. Siamo con il presidente della BCC abruzzese di Cappelle sul Tavo, Michele Borgia, una manifestazione che ha raccontato e continua a farlo la storia del territorio, e l'istituto di credito che lei rappresenta non poteva essere insensibile al richiamo di questo evento. Sì, anche perché questa è una manifestazione che nasce nel cuore di Cappelle grazie all'iniziativa del compianto ex direttore generale della BCC, della Cassa Rurale Artigiana di Cappelle, così si chiamava allora, poi diventata BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo, il compianto Luigi Di Marzio, che è stato anche sindaco di Cappelle per 25 anni. Una figura carismatica che ha veramente costruito dal nulla realtà bellissime di questo genere e le ha portate avanti con determinazione, nonostante le difficoltà che comunque durante le varie epoche ha dovuto affrontare e superare. Una manifestazione che non ha avuto neanche il freno del Covid, nel senso che ha superato anche le difficoltà di tutte le misure restrittive della mobilità, perché con grande determinazione l'attuale sindaco Lorenzo Ferri e il presidente del Consiglio Comunale hanno voluto, seppur in maniera ridotta, continuare a realizzare questa iniziativa, portandola oggi di nuovo in presenza. Io sono particolarmente emozionato per questo ritorno in presenza, perché gli sforzi fatti dall'amministrazione comunale per continuare a dare un impulso forte alla mobilità delle persone, per continuare a dare quindi alla presenza delle persone un significato in termini di ritorno alla fiducia, sono stati oggi ripagati. Ci troviamo con centinaia di persone che già a quest'ora, siamo all'inizio della manifestazione, sono presenti, e sono sicuro che arriveremo alle migliaia di presenze, come anche molte le autorità invitate, che saranno le autorità pubbliche che sicuramente presenzieranno e onoreranno questa manifestazione. 9 pupe in gara in rappresentanza di altrettanti quartieri della città, vale a dire Luquarte da Pite, Luquarte da Capo, La Piazza, La Marianne, Lu Crucifisso, a Pita le Coste, a Balla Lu Cucchiona, a Monda Laval e la Pignatara. Ecco, un paese che si mobilita, perché c'è tanta gente, c'è praticamente tutta Cappelle sul Tavo, radunata per questa gara che rappresenta davvero un motivo di orgoglio per ogni quartiere del comprensorio. È sicuramente una conferma che questa comunità è andata avanti su principi meritocratici, che poi anche in queste manifestazioni competitive, sicuramente amichevoli, ma con grande impegno da parte di tutti i partecipanti, danno il segnale di quanto questa comunità sia abituata alla competizione. Io ricordo a tutti, tornando alla storia della banca, che questa comunità ha fondato la BCC abruzzese 65 anni fa. Quest'anno cade, l'8 luglio cade il giorno in cui 65 anni fa è nata anche la banca, e è nata questa banca in un contesto in cui altre casse rurali artigiane fallivano, purtroppo, perché le vicissitudini erano state tali da non portare a coronare questo successo. Invece la determinazione, lo spirito di attaccamento, il campanilismo, la forza di volere, la determinazione per portare avanti anche il progetto della banca ha fatto sì che la banca superasse tutte le crisi che ci sono state, e ce ne sono state, come sapete, almeno una quindicina in questi 65 anni,
ed oggi è un partner importante per tutti gli operatori del territorio. Quindi la banca ha preso, ha mutuato il DNA, lo spirito di competizione di questa comunità e lo trasfonde in tutte le manifestazioni che poi eroga nel territorio, nei rapporti con gli imprenditori, con le comunità, con le aziende. È la manifestazione più longeva della provincia di Pescara, ma secondo Michele Borgia che cosa può significare in prospettiva futura? Un attaccamento alle tradizioni e un modo per riconoscersi, per raccontare l'identità del territorio? Secondo me è anche un segnale che evidenzia la volontà delle amministrazioni che si sono succedute, ma devo dire anche delle forze di opposizione, di voler gestire il territorio, non solo amministrarlo. Fare di tutte le iniziative un veicolo, uno strumento per la promozione socio-economica di questi territori, partendo dalla cultura, partendo dalle tradizioni e andando poi verso anche ambiti differenti. Non dimentichiamoci, tornò alla banca, che è una realtà che oggi ha meno di 5.000 abitanti, è riuscita a creare, a consolidare e a realizzare un istituto che oggi ha all'incirca 70.000 fra clienti diretti e clienti indiretti. Qualcosa veramente di encomiabile che fa parte del tessuto, del modo di pensare lungimirante di questa collettività. E l'evento clou dell'estate, un evento che contraddistingue il giorno di Ferragosto. Ecco, che cosa si sente di dire agli organizzatori di questa manifestazione che anche in questa circostanza ce l'hanno messa davvero tutta? Io devo veramente dire che sono ammirato dalla tenacia, dalla progettualità, che questa amministrazione ha un progetto non solo di mantenimento dell'esistente ma anche di sviluppo del territorio. E questo è uno strumento molto utile, molto duttile, molto adatto a questo fine. Per cui io mi sento di fare una comparazione fra il Palio di Siena e il Palio delle Pupe. Siamo di fronte ad eventi che hanno un soggetto diverso, ma lo stesso agonismo, la stessa voglia di fare in modo che la collettività, competendo nelle varie contrade l'una con le altre, porti ad evidenza in maniera meritocratica chi meglio riesce in questa attività. Quindi sarà un connubio quello fra la Banca di Credito Cooperativo, che è sponsor di questa iniziativa, e il Comune di Cappelle, che durerà nel tempo, si consoliderà, un connubio in cui la banca crede molto, perché è un veicolo di cultura, è un veicolo anche di sviluppo, mette in movimento le persone, polarizza, intercetta una serie di flussi turistici su questa realtà e ne consente in qualche misura lo sviluppo. Paride Di Febo, assessore alla cultura del Comune di Cappelle sul Tavo, una manifestazione molto sentita, il Palio delle Pupe, comunque ha avuto un grande successo. Sì, sì, una manifestazione molto sentita, non ci aspettavamo veramente così tanto pubblico dopo il periodo pandemico, veramente siamo onorati di tutti i cittadini che hanno partecipato, dei contradaioli e anche le persone che ci hanno onorati della loro presenza che non erano compaesani. Come mai c'è tanta rivalità? Purtroppo questa è una storia che va avanti da sempre, perché comunque è una gara, c'è comunque un premio, ci sono veramente tanti sacrifici e quindi poi effettivamente le contrade che non ottengono il risultato che volevano, ovviamente un minimo di polemica la fanno, ma poi domani torniamo tutti amici e tutti pronti per la 48esima edizione. Come giusto che sia, ma dopo 2 anni di fermo per pandemia vi aspettavate tutta questa gente? No, no, io non me l'aspettavo assolutamente, pensavo che veramente la gente era ancora terrorizzata da tutte quelle che sono state le restrizioni degli anni precedenti, invece questa sera il pubblico così numeroso ci ha stupiti veramente tanto e siamo orgogliosi e questo ci dà veramente la spinta per riaffrontare un nuovo anno. È superata la mezzanotte, Felice Piccioli, a ballo Lucucchione, vittoria meritata per questa 47esima edizione del Palio delle Pupe a Cappelle sul Tavo. Raccontiamo l'emozione di un'edizione davvero particolare.
L'emozione è stata tanta perché ripartire con questa manifestazione dopo i 2 anni di fermo a causa Covid è stato abbastanza difficoltoso, però grazie all'aiuto del Comune che ci ha aiutato con il loro sostegno e il loro impegno siamo riusciti a riorganizzare questa manifestazione. Noi ci abbiamo messo il nostro impegno per vincerla, ci siamo riusciti e questa è una grandissima cosa. Cosa ha fatto la differenza nella vostra esibizione secondo voi? Penso qualche fuoco diverso dagli altri ed è piaciuto un po' di più, perché tendenzialmente tutte le pupe erano belle, quindi non è che diciamo, però il nostro c'era un tocco in più, come si dice, e forse ci ha aiutato il nostro caro amico Andrea Galassi da lassù, che era il nostro ballerino che è venuto a mancare un po' di tempo fa e quindi ci ha supportato bene per vincere. Come al solito non è mancata qualche piccola polemica, perché a Cappelle sul Tavo si polemizza sempre? Polemizzare purtroppo fa parte di tutte le sfide, quindi è normale, cioè tutti vogliono vincere, come si dice, giustamente. Poi ci sono degli errori che si possono commettere nelle valutazioni, però piano piano penso che si riuscirà a trovare una soluzione adeguata per non ne averne più. Comunque c'è stata tantissima gente, ve l'aspettavate? Un po' sì, perché la nostra festa è molto particolare, quindi essendo chiamato Palio proprio perché non si trova più da nessun'altra parte, quindi non c'è, e chi piacciono i fuochi e questo tipo di manifestazione è sempre numerosa in questa giornata. Per coloro che non conoscessero il quartiere che voi rappresentate, a Balla Lucucchione, dove si trova Cappelle sul Tavo? Noi ci troviamo diciamo vicino alle scuole, la nostra è una contrada che all'inizio era Lucucchione, poi è stata divisa da noi perché non ci trovavamo in accordo e abbiamo creato questa contrada a Balla Lucucchione, un po' piccolina però ci sappiamo difendere bene. Complimenti, in bocca al lupo. Grazie mille e buona serata.